Allora, sono un po' raffreddata, non so perché, e ho tanta fame. Allora, benvenuti in questo mio nuovo video dopo decenni, ma tanto ormai siamo abituati. La frangetta sempre storta, a sto punto apriamola perché non me la so fare di prima mattina. Per uscire e dal nulla mi sono ritrovata a casa da sola e ho detto perché non fare un video, perché secondo me questo video sarà molto utile in quanto ho una marea di mascherine, qui ci stanno solo mascherine, e voglio parlarvi di cosa ne pensi di queste mascherine e dei costi soprattutto, perché dovete sapere che io da un po' di tempo avrei voluto portare sul canale un format un po' diverso, ovvero portare la tematica ad esempio della spesa, dove comprare qualcosa, come risparmiare, perché dovete sapere che io sono una malata di risparmio. Nel senso che mi piace andare in giro a fare spesa in più posti diversi e capire cosa prendere, quale cosa conviene, quale è più buona e quale invece viene meno. Durante la quarantena io riuscivo a fare spese, una spesa a settimana di 80 euro per 5 persone e tutti increduli. A proposito, voi quando fate spesa, quanto spendete? Scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere soprattutto se questo tipo di video vi piacerebbe, cioè vi piacerebbe se io parlassi dei prodotti, recensioni, di dove andare a comprare cosa. Premessa, queste mascherine le abbiamo tutte comprate noi o comprate io. Soltanto questa mi è stata regalata da mask.it, però non si tratta comunque di un video collaborazione perché non era in programma, quindi io vi voglio dire semplicemente cosa pensi di tutto ciò. Ulteriore premessa, è un periodo un po' così altalenante come tutti i periodi che compongono la mia vita, sono successe tante cose positive e altrettante forse di più negative, dovrei essere un po' più ottimista, ma ieri sono stata presa in un'accademia di cinema, nuova, anzi non accademia, proprio scuola di cinema e videomaking, quindi da venerdì comincerò le lezioni, è stata la terza in graduatoria e ne sono veramente felice, anche se sono anche molto in ansia, quindi niente, questa cosa mi ha reso abbastanza su di morale per girare questo video. Un altro motivo per cui mi sento in vena è che grazie a voi che mi avete votato su Instagram ho vinto il premio Play. Il premio Play, prima edizione di questo premio che premia i video diciamo più creativi d'Italia, non lo so, ho vinto e ho detto vabbè, se vinco sicuramente mi torna la voglia di fare video, quindi nonostante l'umore altalenante ho deciso di registrare questo video che probabilmente uscirà domani e quindi vi ringrazio e inoltre vi chiedo un favore. Ho squillato il telefono e mi sono accorta che prima non c'era abbastanza luce perché io mi devo accecare, così poi divento pure fotofobica o fotosensibile. E, dicevo, se andate nel mio profilo Instagram, la mia penultima foto, o ultima, no penultima, mi ritrae in intimo perché in quella foto, quella è uno screen di un video in cui stavo sfilando per il concorso Miss Curvissima. Lì ci sono tutte le indicazioni, se andate anche nel profilo di Miss Curvissima, che è un concorso a cui sto partecipando, siccome la fine del 2020 pare che mi stia portando un po' di botte di culo personalmente, mi piacerebbe arrivare in finale. Se mi volete in finale andate nel video di Miss Curvissima, ci sono tante belle ragazze che sfilano da casa ovviamente perché c'è il coronavirus e votatemi scrivendo semplicemente il numero 16 nei commenti. Se scrivete il numero 16 io vi ringrazierò personalmente rispondendo ai vostri commenti perché mi pare giusto, quindi grazie anche da qui se lo farete e niente, aiutatemi ad arrivare in finale. Adesso iniziamo col video effettivo. Allora, dovete sapere che io sono una persona molto ansiosa. Ma tanto ormai lo sapete, però quest'ansia è proprio un'ansia cronica, nel senso non sto scherzando. E magari un giorno ci farò veramente un video a riguardo. Sono molto ansiosa e questa per me è una grande problematica. Quindi molti di voi diranno, ma perché ti sei preso tutte queste mascherine? C'è gente che ne ha bisogno. Lo so, però io sono ansiosa. E inoltre adesso le mascherine stanno ovunque, in molti posti anche a poco prezzo. E io ne sto approfittando e le sto comprando adesso perché ho paura che la situazione peggiorerà e già sta peggiorando. E inoltre non basta che la situazione peggiori, perché nel momento in cui le cose peggiorano la gente, perché questo è marketing, ci marcia sopra. Ed io trovo ingiusto marciare sopra e lucrare su una necessità primaria come una mascherina. Però lo fanno in tanti, tanta gente, mascherine a 20, 10 euro, solo una perché pare miracolosa e vabbè. Questo video lo faccio per indicarvi posti in cui potreste comprare mascherine a meno.
Partendo da questa della recensione, allora, innanzitutto fatemi sapere se voi utilizzate le mascherine lavabili o meno, cioè preferite quelle lavabili o quelle monouso. Io ho sempre preferito questa lavabile, però adesso ragiono in un determinato modo che tra poco vi dirò. Allora, quelle lavabili non è vero che sono inutili, pure io conosco dottori, pure la mia psicologa me ne parla, non sono inutili, insomma. Ognuno ovviamente ha il suo parere, ma io penso che in questa situazione dovuta al coronavirus non ci stiamo capendo più un cazzo, cioè nessuno di noi ci capisce tanto. Quindi è inutile sentirci arrivati e dire a una persona no, non te devi mettere quella mascherina perché è inutile. Cioè, se fosse inutile ci fermerebbero e ci farebbero una multa. Di certo non è come quelle mascherine che io ho visto addirittura in televisione, trasparenti, che arrivavano da qui a qui, il naso scoperto. Non so se ci avete fatto caso, io l'ho vista uomini e donne, mi è dispiaciuto perché insomma non era proprio un messaggio positivo da mandare al pubblico a casa. Invece questa è una mascherina lavabile. Io però ultimamente ho fatto la prova del 9 sarebbe mettere la mascherina sotto al rubinetto, aprire l'acqua e vedere se l'acqua passa. In realtà da questa mascherina l'acqua passa, quindi non è tutta sta protezione, però quando andate in giro magari a fare attività fisica, io non capisco poi perché la gente che va a fare attività fisica ancora non si porta dietro una mascherina. Questa sicuramente è indicata, io la uso quando vado a fare le passeggiate, quando vado col mio cane, oppure sapete cosa faccio adesso? Io utilizzo questa quando vado in giro e non c'è tanta gente, però io mi porto in giro sempre appresso pure quelle monouso, oppure le FFP2, insomma tutte le varietà di mascherine che esistano al mondo. E nel momento in cui so di dover entrare in un luogo in cui ci sono più persone, premessa ulteriore, quando ad esempio andavo al cinema, in realtà non ci sono andata io al cinema al chiuso ma all'aperto, io mettevo comunque la mascherina, cioè non mi interessa del metro di distanza, io non credo a ste cose, ognuno è libero di credere a quello che vuole. Cioè secondo me se uno si gira e te starnutisce in faccia nonostante ci sia il metro di distanza ti puoi prendere qualcosa, cioè questo secondo me è ovvio, poi non so il vostro parere, però io mi mettevo sempre la mascherina nonostante ciò, e mettevo questa perché comunque c'era il metro di distanza, però volevo essere anche protetta. Quindi cosa faccio? Ad esempio sto andando, come l'altro giorno sono andata al colloquio per questa scuola, l'ho portata per uscire da casa per andare al colloquio, il tragitto e tutto, ho utilizzato questa, e poi invece ho utilizzato le monouso. Tra l'altro adesso non le ho qui, però le monouso, non so se conosciate il supermercato Inns, non esiste da molto, fa dei pacchetti da 99 centesimi con due mascherine monouso e una monodose di igienizzante mani. Ve lo dico anche se non ve la faccio vedere perché la mia l'ho usata. Secondo me, e non sono una veggente ma ci vado vicino, quest'anno ci regaleremo solo mascherine a Natale. Allora, bella scoperta da Odd Store, non so se lo conosciate o meno, non so se ci sia da voi o meno, però questo negozio, che è questo marchio qui, proprio quello della busta, si sta espandendo diciamo in tutta Italia piano piano. C'è a Milano, ce ne sono almeno due a Milano, ma sicuramente anche di più, io ne ho visti due, infatti l'ho conosciuto lì questo negozio. È un negozio pieno di dolciumi, cioè se entri lì ti pierdi a bete, però non puoi non entrarci perché ti attira e perché c'hai fame. Loro vendono queste mascherine che sono simili a quelle usa e getta, ma vabbè, ve ne apro una per farvela vedere. Hanno tre strati di protezione, tre strati di filtro, sono fatte così, bianche, ma sono un po' più pesanti di quelle usa e getta e secondo me sono anche migliori per quanto riguarda la protezione. Dovete fare, cioè una volta che l'avete messa la togliete, sempre le solite 4 ore mi sembra. Ci sono 10 mascherine in ogni confezione viene 3 euro, 2,99 euro. Io odio chi se frega il centesimino, va bene? Invece da Odd Store se non hanno il centesimo ti offrono una caramella addirittura. Allora, su questo argomento ci torniamo tra pochissimo. Ultimo tipo di mascherina che vi voglio far vedere, io ne ho sperimentati veramente tanti tipi, però queste sono le migliori. Ultimo tipo di mascherina, correte da Ikea. Cioè non finite manco il video, correte da Ikea mentre lo state guardando. E vi dico di correre da Ikea perché da pochissimo sono arrivate queste mascherine. Allora, ce n'avevo una aperta, aspettate. Eccola. Queste sono mascherine con filtro, vedete? In ogni confezione ce ne sono due, non vi dico ancora quanto costano, scrivete qua sotto quanto costano secondo voi queste mascherine e poi vedete se ci avete ragione. Queste due mascherine vengono 1 euro, ovvero 50 centesimi l'una.
quindi ogni confezione 1 euro. Infatti ieri stava andando a ruba, io ne ho preso una marea, vi dico la verità, ne ho prese 12 confezioni perché non c'era limite di acquisto. E ce ne sono due, qui c'è scritto per 10 volte potete lavarla, cioè sono sia come quelle usa e getta, però sono anche lavabili, però fino a un certo punto, cioè tutto ha un limite, potete utilizzarle per 4 ore a volta, dopo 4 ore vanno lavate. Si utilizzano, ripeto, per 10 lavaggi, quindi io che andrò a scuola la potrò utilizzare per 10 giorni diversi. Giudicatemi quanto vi pare, perché da una parte ci avete pure ragione, ne ho prese veramente una marea, però io non è che le bevo tutte insieme, cioè io vado, ne prendo due, rivado, ne prendo due, voglio una scorta enorme, e vi dico perché voglio una scorta enorme, perché io c'ho mamma che sta male, e sinceramente arrivare un domani a essere, facciamo corna, di nuovo in quarantena o cosa, e non trovare di nuovo le mascherine per mia madre, cioè mi farebbe sentire male, quindi l'ho prese prevalentemente per lei e per me. Io ho deciso di passare soprattutto alle monouso, soprattutto per lei, cioè io voglio che lei si metta quelle col filtro, perché c'ho una paura assurda. Poi mia madre c'ha 62 anni, noi viviamo a casa con mia nipote che va all'asilo, e poi vabbè, vi dirò pure cosa penso dell'asilo. Secondo me l'asilo deve chiudere. Sono ignorante, sono chiusa di testa, sono una figlia che è preoccupata per la mamma, quindi ognuno pensa come vuole. La cosa importante per questo, mettetevi sempre le mascherine, perché rischiate tanto. E rischiano anche le persone attorno a voi, cioè io sento la gente che dice ma il coronavirus è tutto finto, ci vogliono far credere che ci stanno più casi di quelli che so, mi sale il sangue al cervello perché non sapete di cosa parlate. Allora, riparlando di queste mascherine, io Odd Store lo adoro e sinceramente se pubblicherò questo video su Instagram lo taggerò pure per avere spiegazioni. Io capisco il limite di acquisto che era stato messo nel momento in cui è finita la quarantena, in quarantena nei supermercati, e viene messo soprattutto quando magari un negozio è molto popolato e per questo motivo non tutti si possono prendere 7 pacchi di mascherine. Ci sta il limite d'acquisto quando dicono sì, no, siete troppi, non potete prendere tutti 7 pacchi a capoccia, ne dovete prendere uno a persona o due a persona e poi ci tornerete quando le avrete finite. Però Odd Store, che mi aveva fatto rimanere così bene per questa mega offerta, dovete sapere che qui ce ne sono almeno 4 di Odd Store a Roma, uno sulla Tuscolana, uno sulla Tiburtina, uno nella stazione Tiburtina, l'altro verso San Lorenzo, non so bene. Non è una cosa generica di Odd Store, quindi io vorrei segnalare questa cosa perché non mi sembra proprio giusta. La prima volta che ci sono andata ne ho prese 2, poi ci sono tornata e mi è stato detto di poterne prendere 2, questo sulla Tuscolana, non so se siete di Roma, magari sapete di cosa parlo. Mi è stato detto no, potete comprare 2 pacchi di mascherina, di mascherine soltanto dopo aver fatto 10 euro di acquisto, cioè questo non significa dovete prenderne 2 a persona e arrivare a un minimo di 10 euro di spesa, questo significa spendete 10 euro in dolciumi e poi dovete spenderne altri 6 per prendere le mascherine, cioè capite che questo non è giusto. Per questo ci tengo a segnalare questa cosa, perché magari uno va lì per spendere meno perché non si può permettere mascherine da 6 euro, non lo so, e quindi lì le trova a metà prezzo. Non è giusto obbligare una persona a fare un minimo d'acquisto di 10 euro, quindi secondo me questa cosa dovreste togliere, anche perché ho notato che c'è soltanto un Odd Store almeno su 3, l'altro non so come si comporti, però quello sulla Tiburtina ci sono andata dopo aver acquistato queste col minimo di spesa di 10 euro e gli ho detto ma c'è un limite? Cioè devo comprare qualcosa necessariamente per poter acquistare questo? E loro mi hanno detto no, ma che siamo matti? Compri le mascherine, non esageri, ne compri massimo 3 pacchi, ma non è che vi obblighiamo a comprare 10 euro di dolciumi per prendere un bene di prima necessità. Tu non puoi costringere una persona a comprare delle cose per poi aggiudicarsi le mascherine che poi pagherà. Non so se siete d'accordo con me o meno e se abbiate capito il mio ragionamento o meno, ma è assurdo che tu metta le mascherine in offerta e sono in offerta soltanto se uno si compra mezzo negozio. Questo è marciare sopra un qualcosa. Io continuerò sicuramente a frequentare Odd Store, però datevi una regolata, perché con tutta la gente che c'entra là dentro, tra l'altro non è che gli manchino i soldi tanto da dove mette un limite di acquisto. Detto ciò, il video è finito,
fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere a quali mascherine voi facciate più affidamento, ve se ama, e niente, portate sempre la mascherina, non fate come no mask, perché è assurdo andare in giro senza mascherina, mi fate salire il sangue al cervello. Se mia madre si ammalasse perché ha incontrato un no mask, uno che si rifiuta di mettere la mascherina, io veramente potrei non rispondere più delle mie azioni, e ve lo dico veramente, perché voi non siete nessuno per sentirvi in diritto di porre fine o fare ammalare qualcun altro, di porre fine alla sua vita. Quindi mettete cervello, perché non è niente di che, cioè che è? Mo, se ti devi mettere la mascherina così, e quindi? Che è? Sei brutto? Che è successo? Ma mettite sto pezzo di fazzoletto in faccia, in bocca, e zitto, perché è legge. Capito? Tutelate voi stessi e gli altri. Basta. Vi si ama, fatemi sapere che altri tipi di video vorreste. Mi siete un po' mancati. Ciao.